Ciao ragazzi e bentornati sul canale MacGabri Collections. Eccoci qui con un nuovo video su UFO Robot Grandizer. Costruisci il tuo UFO Robot alto 70 centimetri, ragazzi, 70 centimetri, avete capito bene? Un modellino da collezione fantastico. Ragazzi, abbiamo ufficialmente superato la metà dell'opera. Ok, l'opera è composta da 60 fascicoli e siamo al di là del fascicolo numero 30. Quindi ragazzi, cominciamo a maneggiare questi pezzi di questo modellino tra le mani e non vediamo l'ora di terminarlo, ragazzi, perché è fantastico. Quindi per tutti coloro che si siano collegati soltanto adesso sul nostro canale MacGabri Collections, cosa stiamo facendo? Stiamo assemblando questo modellino di Goldrek alto 70 cm e che è distribuito in edicola dalla Gazzetta dello Sport. Per tutti i ritardatari comunque che siano interessati a questo fantastico modellino, che a breve lo vedremo insieme, possono ordinare l'opera completa direttamente sul sito. Eccolo qui ragazzi, questo sarà il nostro UFO Robot al termine dell'opera. Questo è un poster in scala 1 a 1 del nostro modellino e come potete vedere è enorme. Adesso ve lo faccio vedere in tutti i dettagli. Guardate che fantastico questo modellino. È veramente enorme. Come avete potuto vedere da questo poster, il modellino potrà essere esposto in due configurazioni principali. Quella standard, che conosciamo tutti, completo della sua armatura. E poi ragazzi, la seconda configurazione è quella sicuramente molto accattivante. Cioè, la novità di questo modellino, la sua caratteristica più importante secondo me, che è quella che permette di aprire tutto il lato sinistro del modellino e mettere in mostra tutti i meccanismi interni. Questi meccanismi, ragazzi, sono fatti veramente bene e rappresentano in maniera impeccabile veramente tutto lo splendore di questo modellino. Quindi ragazzi, questo è un modellino esclusivamente per collezionisti o esclusivamente per tutte quelle persone che come me sono cresciuti guardando i robot di Gonagai. Ragazzi, questo modellino, una volta che sarà terminato, rinchiudetelo dentro una teca ed esponetelo, ma non rovinatelo perché sarebbe un peccato atroce, un peccato mortale, ragazzi. Questo modellino è fantastico, avrà anche la possibilità di accendere le luci degli occhi, ci sarà un piccolo pilota estraibile all'interno della cabina di pilotaggio, che questo ci mette tanta curiosità noi collezionisti che ancora non abbiamo capito come funziona bene questo piccolo pilota, dove va inserito, e poi avrà la possibilità di ruotare le braccia. Bene ragazzi, fatte le dovute premesse, eccoci qui con i nuovi fascicoli che andremo ad aprire in questo video. Apriremo il fascicolo 24, 26 e 27, ossia completeremo la parte della spalla e il bracciale destro del braccio. Questi componenti ci permetteranno di completare tutto il braccio destro del nostro modellino. A proposito, per tutti coloro che si fossero persi tutti i video precedenti, potete rivederli sul nostro canale ovviamente, e vi lascio qui in alto il link sul quale potete vedere tutta la playlist dei video che abbiamo fatto finora. Comunque, adesso, prima di procedere con l'unboxing di questi tre fascicoli, come al solito andiamo a vedere la rubrica dove eravamo rimasti, così vi faccio vedere tutti i componenti che abbiamo assemblato fino a questo punto. Andiamo! Eccoci qui ragazzi con le gambe del nostro modellino. Sicuramente la parte più importante che abbiamo assemblato finora è questa qui, ossia la gamba sinistra di Goldrek. Ragazzi, è talmente grande che non riesco ad inquadrarla. Eccola qui, è gigantesca, veramente fantastica questa gamba. E come vi dicevo prima, ha la possibilità di essere aperta
e mostrare al suo interno i suoi meccanismi. Eccoli qui, guardate che spettacolo ragazzi, veramente un capolavoro di modellino. Poi qui abbiamo la gamba destra che l'andremo a completare nel prossimo video. Proseguiamo ora con la testa di Goldrek. Eccola qui ragazzi, fantastica la testa del nostro modellino di Goldrek. Veramente un capolavoro. Fantastica. E per terminare abbiamo assemblato una parte del braccio destro del nostro modellino. Eccolo qui. Questo l'abbiamo assemblato nell'ultimo video che abbiamo pubblicato sul nostro canale. Quindi con i fascicoli che apriremo in questo video andremo a completare il braccio destro, andremo a montare la spalla e il braccialetto con le sue punte. Fantastico, non vedo l'ora di vederlo terminato questo braccio ragazzi, sarà veramente fantastico. Quindi ragazzi procediamo e andiamo avanti, andiamo a vedere i fascicoli e i vari componenti. Iniziamo dal fascicolo numero 24, dove all'interno troviamo il mostro spaziale Iru Iru, comandato dalla giovanissima Mineo, originaria del pianeta Ruby, la quale avrà il compito di eseguire una missione suicida e praticamente dovrà schiantarsi contro Grandizer e distruggerlo. Anche in questa battaglia Goldrek ovviamente avrà la meglio, a scapito della giovane Mineo, che però verrà uccisa dai vegani per non aver portato a termine il suo piano. Proseguiamo con una nuova puntata del fumetto di Gonagai. Fantastico ragazzi. Ragazzi, questo è il pezzo che troviamo incluso in questo fascicolo, che è la parte posteriore della spalla destra. Qui ci fa vedere come si monta. Andiamo a vedere il componente della spalla che abbiamo trovato all'interno del fascicolo. Eccolo qui. Questa è la parte posteriore della spalla destra che a breve l'andremo a montare per terminare il nostro braccio, ragazzi. Eccolo qui, fantastico, un oggetto fatto veramente bene. Non vedo l'ora di assemblarlo. Ok, lo mettiamo da parte e andiamo a vedere gli altri fascicoli. Proseguiamo ora con il fascicolo numero 26, dove all'interno troviamo un nuovo mostro spaziale, ossia il mostro Gozu Gozu, che ha dei poteri terribili, ossia la possibilità di sparare raggi laser ed è dotato anche di un raggio criogenico con la quale può immobilizzare i suoi avversari. E poi è dotato anche di questa lancia per il combattimento corpo a corpo. Il terribile Gozu Gozu viene mandato sulla Terra sfruttando l'arrivo di un meteorite e praticamente giunge inosservato fino al nostro pianeta, dove inizierà una terribile battaglia contro Goldrek, che però riuscirà come al solito a distruggerlo grazie al suo tuono spaziale. Proseguiamo con il fumetto inedito di Gonagai. Eccolo qui ragazzi, veramente fantastico. Ed ecco il particolare che troviamo con questo fascicolo, ossia la parte frontale della spalla destra. Eccolo qui ragazzi, la parte frontale della spalla destra. All'interno c'è anche il pezzo misterioso che a breve ne parleremo. Questa è la parte frontale della spalla destra. Fantastica, eccola qui. Bene ragazzi, procediamo con l'ultimo fascicolo numero 27, dove all'interno ci parlano di un nuovo mostro spaziale Bedo Bedo ragazzi, che è uno dei tanti mostri spaziali utilizzati dalle armate di Vega per distruggere l'odiato Grandizer. E ragazzi, questo modellino io ce l'ho e ve lo faccio vedere. Eccolo qui, Bedo Bedo, il mostro spaziale, proveniente direttamente dalla mia collezione dei Gonagai Robot Collection. Ragazzi, guardate che spettacolo questo modellino di Bedo Bedo. Eccolo qui. Veramente
che è un cattivone, ragazzi, guardate che spettacolo. Proseguiamo con il capitolo del fumetto di Go Nagai e andiamo a vedere i particolari che abbiamo trovato all'interno di questo fascicolo. Eccoli qui, ragazzi, le punte del bracciale destro di Goldrake. Fantastico, non vedo l'ora di aprirle, andiamo a vederle. Eccoli qui, ragazzi, i componenti del braccialetto destro del nostro modellino. Il bracciale destro è composto da queste quattro punte che ci permetteranno di completarlo. Eccolo qui, sono fantastici, ragazzi, sono fatti veramente bene questi pezzi. Ok, ragazzi, siamo pronti per procedere con l'assemblaggio finale del braccio destro del nostro modellino. Procediamo a montare i pezzi della spalla. Allora, prendiamo la parte posteriore della spalla e la andiamo a inserire in questi alloggiamenti e lo spingiamo fino in fondo. Eccolo qui, si presenta così. Procediamo ora a completare la spalla con la seconda parte, che è quella frontale. Andiamo ovviamente ad inserire qui. E procediamo a premere lentamente per evitare eventuali rotture dei perni. Questa, ragazzi, è una delle procedure più delicate di questo modellino, perché non credo che questo braccio dopo si possa riaprire, quindi fate attenzione a corretto assemblaggio. Eccolo qui, si è completamente chiuso. Perfetto, eccolo qui il nostro braccio destro completo di spalla. Bene, ragazzi, siamo pronti per montare i componenti del bracciale. Ragazzi, questa è una delle procedure ancora più delicate di quella di prima, perché i componenti del bracciale devono essere incastrati con questo perno all'interno di questo foro, e una volta che questo gancio si sarà incastrato, dubito che si possa rismontarlo senza fare danni. Quindi procediamo molto delicatamente. Ok, si è inserito perfettamente. Proseguiamo ad inserire il secondo. Perfetto. Proseguiamo con il terzo componente. Perfetto, anche questo. E proseguiamo con l'ultimo. Delicatamente. Eccolo qui, ragazzi, fantastico! Si è montato tutto alla perfezione. Eccolo qui, ragazzi, finalmente il braccio destro del modellino di Goldrake è finalmente completo. Eccolo qui, ragazzi. Ma che spettacolo con questo bracciale, cioè, è proprio la particolarità di Goldrake, quindi è veramente fantastico, uno dei pezzi più belli del nostro braccio. Guardate che spettacolo, ragazzi, ma quanto è adorabile questo modellino, è fantastico. Bene, ragazzi, adesso andiamo a vedere la funzionalità del componente misterioso. Vi do la mia spiegazione, fatemi sapere se siete d'accordo nei commenti. Eccolo qui, ragazzi, questo è il componente misterioso che molti di voi mi hanno chiesto: ma secondo te a cosa serve? Ma io ci ho ragionato un attimo su. Allora, diciamo che ha una forma diciamo esagonale, come quella che troviamo sulla spalla, quindi sicuramente questo anello si inserisce qui. Ma a cosa serve? Sicuramente con
Questi due fori permettono di fissare questo anello sulla parte interna del pettorale di Godrek, ovviamente componente che ancora non è a nostra disposizione. E cosa succede? Come vi ho detto già in un precedente video, il nostro modellino di Godrek ha la possibilità di ruotare il braccio. Quindi praticamente che succede? Che questo anello è elastico, quindi quando noi andiamo a ruotare il braccio di Godrek, questo anello si dilata permettendo appunto questa rotazione. Però quando rilasciamo il braccio, grazie a queste sfaccettature, il braccio rimane esattamente nella posizione in cui l'avevamo lasciato e quindi permette al braccio di non ricadere per effetto della gravità e quindi rimane, ragazzi, come vi ho già detto, nella posizione desiderata. Quindi andiamo a fare una prova. Come promesso, ho inserito già l'anello nella sede della spalla, eccolo qui, e adesso andiamo a simulare la rotazione del braccio. Allora, cerco di tenere fermo l'anello per simulare come se fosse bloccato nel pettorale di Godrek. Vediamo di tenerlo saldo. Ok, facciamo questa prova. Vedete, il braccio sta fermo. Se io adesso vado a fare una rotazione, rimane la posizione in cui l'ho lasciato, vedete? Possiamo muoverlo anche di più, vedete? È fantastico, ragazzi. Eccolo qui. Quindi lo potete ruotare come volete. Quindi ogni sfaccettatura dell'anello corrisponde a una posizione di rotazione del braccio. Eccolo qui, ragazzi. Spero che sia stato molto chiaro. Bene, ragazzi, il video finisce qui. Mi raccomando, cliccate qui in basso per mettere un like a questo video. E mi raccomando, ragazzi, cliccate qui in basso a destra per iscrivervi al canale Mac Gabri Collections per seguire tutti gli appuntamenti con Costruisci il tuo UFO robot Grandi Z alto 70 cm. Ragazzi, in questo video volevo salutare Fabio, Pierluigi, Pasquale, che sono alcune delle persone che scambiano foto sul gruppo Facebook di Costruisci il tuo UFO robot Grandi Z alto 70 cm, dove potete trovare tantissimi contenuti e foto sempre aggiornate, ragazzi. Quindi, detto questo, che era dovuto, io vi saluto ancora e ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi, ciao!